Ragazzi, vi metto la seconda parte del favoloso mondo di Amélie, spiegata da Arturo, così poi faremo anche il terzo episodio e abbiamo tutto il pezzo. Ciao, alla prossima e buon weekend. Eccoci qua con la seconda parte del favoloso mondo di Amélie, e adesso ve la faccio sentire. Arriviamo fin qua, poi c'è ancora un piccolo pezzettino, se abbiamo ancora un po' di tempo lo vediamo. Allora, per questo secondo blocco, che è un po' più lento, dobbiamo andare a pizzicare la prima corda e la sesta corda insieme e andiamo a schiacciare con l'anulare il dodicesimo tasto, in questo modo. Poi dobbiamo pizzicare la seconda corda vuoto. E anche il sol, quindi abbiamo prima e sesta insieme, seconda vuoto, terza vuoto. E di nuovo seconda anche. No, cioè sì, Per lei però seconda. la seconda la andiamo a pizzicare spostando l'anulare sul settimo tasto della prima corda, quindi così. Quindi abbiamo La chiusura della frase. sesta e prima insieme, seconda, terza, poi di nuovo seconda con la prima, ma abbiamo l'anulare sul settimo tasto della prima corda. E poi andiamo a schiacciare con l'indice o col medio, come vi viene meglio, il settimo tasto della quinta corda. E facciamo sempre il solito arpeggio, seconda, terza, seconda. Quinta, Quindi, seconda, terza, seconda. esatto, lentamente all'inizio è. Dopo questa frase dobbiamo andare a mettere l'anulare sul decimo tasto della prima corda e la pizzichiamo con il re a vuoto, quindi la quarta corda a vuoto. Prima parte insieme. E poi di nuovo, quindi abbiamo di nuovo seconda corda a vuoto, terza corda a vuoto, seconda corda a vuoto e poi torniamo sul settimo tasto e pizzichiamo prima e seconda corda Lo insieme. stesso schema di prima. Esatto, quindi lentamente sarà. E qua invece non facciamo come prima che abbiamo schiacciato il settimo tasto della quinta corda, ma facciamo quarta corda vuoto, seconda corda vuoto, terza corda vuoto, seconda corda vuoto. Quindi questo piccolo pezzettino dall'inizio sarà. E Benissimo, facciamo vedere ancora una volta ancora un po' più lentamente. sì, sono andato veloce. Scusate. Qua invece pizzichiamo la quarta corda vuoto con la prima corda e andiamo a mettere l'anulare sul quattordicesimo tasto della prima corda. Scusate. E sempre il solito pattern, diciamo, andiamo a pizzicare la seconda corda vuota, quindi. E poi invece qua dobbiamo lasciare la mano e andare a mettere l'anulare sul nono tasto della quinta corda, in questo modo. E poi, come al solito, andiamo a prendere seconda e prima corda insieme. Quindi facciamo vedere bene nota per Esatto, nota quindi questo. questo che è un po' complicato, abbiamo. Quarta prima insieme col dodicesimo. Scusami, col quattordicesimo. Quindi Sì, ripetiamo. quindi abbiamo Quarta. quarta e prima insieme con l'anulare sul quattordicesimo tasto della prima Perfetto. corda, Poi. seconda corda vuoto, poi togliamo tutto e andiamo a mettere l'anulare sul nono tasto della quinta corda Sì. e pizzichiamo prima e seconda insieme con l'indice sul settimo tasto. Quindi la posizione è nono tasto di quinta corda e settimo tasto di prima corda. Esatto, e poi qua abbiamo quarta vuoto, seconda vuoto, quinta.
seconda vuoto. Perfetto. Facciamo vedere di nuovo questo passaggio. Sì, quindi è lento. Voilà. Poi, dopo torniamo sempre sul quattordicesimo tasto della, della prima corda con la quarta corda vuoto. Però adesso andiamo a mettere l'indice sul dodicesimo tasto della quinta corda, il medio sul quattordicesimo tasto della sesta corda e l'anulare sul quattordicesimo tasto della terza corda. Perfetto. Quindi sarà quinta, sesta, quinta e terza insieme e quarta vuoto. Benissimo. Quindi facciamo una domanda da un milione di dollari ad Arturo. Che accordo è? Che accordo è? No, dai. La gente qui vede, dice, che cazzo sta facendo Arturo qua? Che accordo è? Spieghiamolo, dai, una volta solo. È un re, perché è un fa diesis al basso. Bravissimo, la... re che rivolto. Primo rivolto. Bravissimo, andiamo avanti, vai, facciamo rivedere questo passaggio. Quindi abbiamo... scusate. Quindi quarta e prima, quinta... sesta e sesta, quinta e quarta, quinta e terza insieme e quarta vuoto. Quindi adesso ve lo faccio rivedere direttamente. Ok. Quindi poi appunto abbiamo quinta, sesta, quinta e terza, quarta, poi di nuovo quinta, sesta e poi qua possiamo sia o ribattere il La al dodicesimo tasto, o io vi consiglio di pizzicarla vuoto, che così abbiamo tempo di spostare la mano per la prossima posizione. Ecco, questa è una cosa che sulla chitarra si usa molto, cioè usare le corde a vuoto per spostarsi con la mano sinistra, no? E andiamo a costruire un accordo di Mi in questo modo. Sì. Abbiamo l'indice al terzo tasto. Mi maggiore. Mi minore. Abbiamo l'indice al terzo tasto della prima corda, il medio sul quarto tasto della terza corda, il mignolo sul quinto tasto della seconda corda e l'anulare sul quinto tasto della quarta corda. E lo andiamo a pizzicare. Sesta, quindi, sesta, terza, seconda e prima. Quindi da qua sì, facciamo vedere questo passaggio per collegamento. Ok. E qua poi una volta che pizzichiamo tutta la sesta, terza, seconda e prima insieme, facciamo terza, quarta e poi prima e seconda vuoto. Prima e seconda vuoto. Poi mettiamo il medio sul secondo tasto della quarta corda e facciamo quarta, seconda, terza, seconda. Quindi dalla corda di Mi minore sarà... Ok, è abbastanza chiaro. Sì. Poi andiamo a fare un accordo di Sol col barré al terzo tasto, sì. Che è quindi la posizione del Mi portata al terzo tasto. Certo. E pizzichiamo sempre sesta, prima, seconda e terza insieme e facciamo sempre diciamo lo stesso pattern, quindi terza, quarta, questa volta però anziché togliere la mano pizzichiamo seconda e terza corda insieme, quindi abbiamo sì. E poi prendiamo andiamo a pizzicare quinta corda, terza corda, quarta corda, terza corda. Perfetto. Quindi. Ok. E poi. Sì, cosa dice? Facciamo rivedere. Lo rifacciamo vedere sì, Mi minore lentamente. Sì. Ecco, senti una cosa, Arturo. Spieghiamo questa cosa. Tu hai fatto un accordo sgranato. Mm-hmm. Quello lì però è una cosa di espressione che fai tu, no? Sì, perché si sentono meglio, cioè esatto, fate meglio di quella cosa. Perché volendo uno potrebbe anche suonarlo intero, sì, cioè sì. Intero sarebbe così, invece sgranato un po'. Ecco. Quindi una corda dopo l'altra. Esatto, non è facilissimo da fare questa cosa. Non so se i ragazzi a casa riusciranno, però è una cosa espressiva. Quindi cosa fai? Esatto, fai sentire bene lo sgranato. Esatto. Ok.
arrivati a questo punto, togliamo la mano e andiamo a costruire questo accordino molto simpatico. Quindi abbiamo l'indice sul secondo tasto della prima corda, il medio sul terzo tasto della seconda corda e il mignolo su il quarto tasto della terza corda. Certo. L'anulare ci serve libero perché per il basso, per andare a prendere il basso. Quindi questo accordo appunto pizzichiamo come l'accordo di Mi minore, questo qua. Facciamo che è sgranato? No, cioè, è sgranato un po', no? Okay, come esatto. Quindi andiamo a pizzicare le quarta, terza, possono anche non sgranare. No, non per forza. Però è bello, sicuramente vanno a provare a farlo. Andiamo a pizzicare quarta, terza, seconda corda e prima corda, scusate, insieme. Poi terza. Terza, sì, quarta. Terza, quarta, terza, seconda insieme. Poi quarta vuoto. Però aspetta, sì, no, adesso sto correndo. Il fa diesis, è giunto anche. Ecco, esatto, quindi abbiamo l'accordo, terza corda. Quindi quando fai l'accordo hai la quarta corda a vuoto. Poi abbiamo terza corda, quarto tasto. E quindi fa diesis. Esatto. Poi terza e seconda insieme. Ok. E poi dobbiamo abbiamo quarta vuoto, terza, fa diesis, quindi quarto tasto della quarta corda, sì. E di nuovo terza. Ok. Quindi lentamente sarà. Si minore. Si minore, esatto. E poi da qua dobbiamo. Scusami, rompo un po' le palle. Quindi c'è anche i rivolti del si minore. Allora, questo è un fa diesis. Quindi il secondo rivolto. Si do re mi fa, esatto. Invece col primo. Quando fai invece il si minore con un basso re. Con un re? No, forse è questo di. Quello era di primo rivolto e questo di secondo. No, si do re. Ah no, sì, è vero, questo è prima rivolta. Prima rivolta, sì. Sì. Fondamentalmente questa tecnica di questo basso tum, pam, 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 tum, pam, 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 basso Albertino si chiama. Albertino. Sì, una pratica barocca da Domenico Alberti. E poi a proseguire appunto rimaniamo comunque in questa zona qua, quindi l'indice va a fare un piccolo barré sulle prime tre corde. E il mignolo si alza. Uh-huh. E andiamo sempre allo stesso modo a pizzicare la corda. Quindi quarta, terza, seconda. Esatto, quarta, terza, seconda e prima insieme. Poi terza, quarta, terza, seconda. E poi con il mignolo andiamo a prendere il basso al quinto tasto della quinta corda. E facciamo quinta, terza, quarta, terza. Eccolo qua il basso Albertino. Fai un po' solo questo. Tum, 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 tum. Il basso spezzato, il basso Albertino. Okay. Quindi ripetiamo bene dal si minore lentamente, così okay. La facciamo vedere bene. Quindi si minore, basso re, come fa dire. Scusate. Perfetto. E vado avanti, quindi sì, avanti. Ci sono le terze, le sestine adesso. Ah, finisce qua, sì, questa finisce parte. Qua questa, sì. Allora, rifacciamo vedere dall'inizio. Sì, allora. Poi facciamo un terzo video per fare okay. L'ultima parte del pezzo. Quindi dall'inizio lentamente. Abbiamo al settimo ma tasto. Ma solo sentire un pezzettino perché okay. Si capiscono. Ecco, quindi questa parte qua ci sarà poi il terzo video sarà questa parte qua. Ecco ragazzi, scusa, facciamo notare una cosa. Avete visto come Arturo fa sentire bene la melodia? Cioè calchi bene e fai sentire. Tutta dalla parte che abbiamo spiegato. Ok. Sentite come risalta questo. Sì, no, e infatti qua, soprattutto in questo passaggio, quando si passa dal quattordicesimo tasto al settimo,
è importante non togliere subito il dito, perché sennò si va a tagliare. Bravo, esatto, diamo consigli anche sull'esecuzione. La musica del perché se diventa... Esatto, bisogna tenerli il più possibile. Esatto, per un pianista sicuramente è più facile. Qua invece è un po' più complicato, sì, anche perché il salto è abbastanza grande, lungo. Esatto, fai sentire ancora un pezzettino dall'inizio lì, su. E anche il vibrato, quindi metti importante, ecco, un po' suonato. Far cantare bene la melodia, il vibrato anche. Sì, di non spaventarsi troppo. Come lo trovi difficile sto pezzo, secondo te? Beh, all'inizio sì, comunque, il primo approccio... Quanto ci hai messo per studiarlo? Io facciamo l'intervista ad Arturo. Allora, è uno dei primi brani a cui mi sono avvicinato quando ho iniziato a suonare. Addirittura? Sì, sì, dato che ero molto scarso, l'ho abbandonato subito, sapevo soltanto fare... Però quindi avevi già desiderio di fare quello. L'inizio, questa parte qua che è corde a vuoto praticamente, e poi durante la quarantena... Cioè hai iniziato a suonare attento, aspetta, spieghiamo. Sì, non è che sei partito da zero e sei partito subito con questo, cioè suonavi già. No, no, quando ho iniziato a guardare questo non sapevo fare niente. Ah, tu da zero eri partito con questo? Sì, sì. Quindi questo quanto tempo fa? 2-3 anni fa. Eri partito, sì, subito secondo, sì, poi sì, l'hai abbandonato? Poi l'ho abbandonato subito perché era troppo, cioè non avevo le competenze, certo, e la capacità per fare, eseguirlo decentemente. E poi durante la quarantena mi è tornato in mente che io mi ero messo a studiare questo pezzo e quindi mi ci sono messo. E quindi ci sei messo? Quindi ci hai messo un paio di mesi a fare? Sì, in teoria 2-3 anni, però... No, va bene ragazzi, salutiamo Arturo, ringraziamo, vediamo se faremo, se ci lo chiedete facciamo anche il terzo video, le sestine, così concludiamo. Perfetto, alla prossima allora, ciao.